Grazie. Sto sentendo i nomi di quelli che fanno la stampa italiana, che però io non credo alle immaginate. Quello che dicono sempre gli altri, che noi abbiamo sfumato a Tondibo perché loro ci prendevano in giro e io non ne vado fiero, ok? Perché sono proprio loro quelli che fanno sempre le portate contro la Juventus. Perché io non sto esultando, ok? Ma io mi godo le mie ferie e io apro il video dicendo che oggi è una giornata molto importante per la Juventus, ok? E come andrà sul mercato. Mi raccomando, perché quelli hanno stancato per adesso, perché loro dicevano che noi abbiamo sfumato Cabal, anzi no, Tondibo, scusate, e pure a Cabal lo stesso. Però loro hanno perso a Cabale, perché prima di parlare contro di noi e contro sulla Juve, perché devono sciacquarsi solo la bocca prima di pronunciare il nostro nome, ok? E io mi riferisco a tanti tifosi interisti che dicono che noi siamo ladri, perché Marotta è stato un ladro, pure Mongi è stato un ladro che comprava gli arbitri e li ha rinchiusi. Questo non è vero, perché la verità non dice Sergio Vesicchio. Io concordo pienamente con lui quando dice che Todibo è stato sfumato. Quindi mi ha smerdato. Quindi cosa c'entra la Juve? Cosa c'entra? Quindi godetevi le ferie e andate a mare. E non rompi tocca se sembra caiuto. Che ti ha stufato proprio. Ok? Quindi basta. Ok? Godetevi mare e facetevi cazza vostra. Uno. Due. La Juve sta pensando a chiudere quello di Nico Gonzalez, Adeyemi, Sancho, di tutti hanno fatto i nomi, di tutti. Però io vorrei chiudere prima a Gonzalez che sia a Copaminers, ok? E l'altro. Tipo a Sterling da Chelsea alla Juve. Quindi mi raccomando. E c'è pure l'interesse di Davide Fratesi, soprattutto. Quindi questo è tutto. Mi raccomando. E chi non appoggia che Vesicchio ha detto questa cosa, cambiate squadra, cari tifosotti, da quattro soldi. Perché voi non sapete parlare prima di pronunciare il nostro simbolo, che è quello di del vicepresidente nostro, che è quello di Nedved, che stette nella bandiera in Zanet, e mi dispiace. Quindi io auguro in bocca al lupo per quello che sta facendo Marotta, perché ha messo
37 scudetti con la Juve, ok? Quattro supercoppe italiane e 9 supercoppe italiane e 14 coppe italiane, ok? Italiane, ok? Quindi questo è quello che mi ho detto. Mi raccomando, perché io sto facendo i nomi della lista, quelli che hanno tifato contro alla Juve, e io mi schiero contro di voi, cari miei follower, ok? Quindi questo è, mi raccomando, non infangate sempre la Juve, cari, siete una banda di merda e venite attaccati quando la Juve non c'entra un cazzo, va bene? Quindi sciacquatevi la bocca, punto, fine della storia, caso nuovo blocco non ban, ok? Quindi mi raccomando, occhio al mercato in entrata che sta facendo giunto, quindi si prepara a fare gli inserimenti di Tibior, che ha Cop Miners e Sterling. Quindi mi raccomando, più a Francisco Conceição, che questi sono i quattro nomi che verranno alla Juve, perché io sono sicuro che verranno. Quindi mi raccomando, occhio a questi, va bene? E occhio alla rosa della Juve, perché chissà non rientra nei piani della Juve, che li tengo molta. Quindi mi raccomando, però c'è il rinnovo di Indiz fino ai 3 milioni, c'è. Ma io capisco tutto questo, però io vorrei comprendere su questo con voi. Perché se ci fate caso che inizi a rinnovare questi 3 milioni, perché dobbiamo risparmiare in debiti come sono fatti da noi. E sul rinnovamento nel campo soprattutto. Quindi mi raccomando, Quindi, se vogliamo giocare il campionato, perché vogliamo vincere le partite tipo Atletico e Como. Quindi, su questo video, è una buona giornata a tutti e un buon sabato. Quindi, iscrivetevi al canale, cari miei, e attivate tutte le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. E lasciate un like e un vostro commento qua sotto, che mi aggiorno su tutto e sul mondo del calcio. Mi raccomando, e fino alla fine.